una riduzione consistente delle entrate correnti. In 5 anni abbiamo avuto 22 milioni di euro in meno di entrate correnti e quindi abbiamo dovuto far fronte alle nostre spese spendendo 22 milioni di euro in meno rispetto a prima. Abbiamo ridotto l'indebitamento dell'ente, che si è ridotto di circa 17 milioni di euro per quanto riguarda le spese in conto capitale, e questo è pro capite di circa 45 euro a persona, e questo in controtendenza, come si sa, rispetto a quello che avviene a livello centrale e anche a livello regionale. Di questo ovviamente siamo orgogliosi. Abbiamo, per far fronte a questa situazione, dovuto ovviamente contrarre la spesa corrente, ridotto il personale, ridotto le spese per affitto, abbiamo eliminato le cosiddette politiche attive, quindi non abbiamo dato più contributi a nessuno. E abbiamo fatto in modo di terminare tutti gli investimenti che erano stati attivati. Alcuni sono in corso ancora oggi, speriamo di poterli completare entro il termine del mandato. Però anche la regione, insomma, ha fatto dei tagli piuttosto importanti. La regione ci ha tolto un sacco di soldi per le funzioni delegate dalla regione, tutte sul presupposto che queste funzioni sarebbero state trasferite ad altri soggetti. In realtà le funzioni sono rimaste in carico alla provincia, ma i soldi sono venuti meno. E quindi anche per questo abbiamo dovuto far fronte con le nostre risorse, che sono appunto calate tantissimo. Ultimissima battuta, perché tale, insomma, sicuramente è: la popolazione è stranamente calata nel 2013. Beh, questo è un dato per ora Istat al 1° gennaio 2013, però è un dato che può cambiare in relazione alla certificazione che farà il prefetto. Vedremo quale sarà il dato obiettivo. Nell'anno prima eravamo sopra i 350.000, ora saremmo un po' sotto, però insomma la sostanza siamo intorno ai 350.000 abitanti e abbiamo ridotto la spesa pro capite, cioè anzi l'indebitamento pro capite per il cittadino di circa 50 euro, anzi 45 euro per la verità. E questo è motivo di grande soddisfazione.